Ma lo sai che in tanti tra gli ascoltatori italiani chiedevano il suo intervento? Ce l'hanno proprio chiesto, ma perché non fai intervenire il professor Galloni? Ed eccolo qua. Allora, Eccolo. prendiamo spunto da un tweet. Non so se Daniele ce l'hanno il tweet. Ecco, un tweet che lei ha postato e che solleva un dubbio effettivamente importante. Ma come mai ci sono paesi che importano eccolo qua, le bollette della luce, le bombole del gas, il gasolio e la benzina costano a Malta dal 30 al 40% di meno che in Italia, ma elettricità e carburanti vi giungono dall'Italia, sono prodotti in Italia. C'è qualche scienziato di governo che può spiegare tale strano fenomeno? Allora, il professor Galloni effettivamente Allora, è un economista importante. Vi racconto com'è andata. Sì. Vi racconto com'è andata e poi vediamo di commentare. Quanto tempo abbiamo? Perché vado, casomai la interrompo no, io. Sto correndo fra una meta e l'altra e quindi a una certa ora devo... Sì, no, Massimo, dai, 10 minuti, ce la fai in 10 minuti a spiegarci sì, questo sì, mistero? Sì, no, ma molto meno, però poi mi fate un'altra domanda, adesso devo spiegare innanzitutto com'è nata questa storia. Sì. Cioè, ho ricevuto da un amico un post in cui... mi dicevano questo fatto, che c'erano questi prezzi così più bassi a Malta. Allora ho interpellato una mia amica, che poi è una vostra collega di Malta, e gli ho chiesto conferma di questi dati, e lei me li ha confermati. E poi mi ha risposto anche un altro amico di Malta, che non mi ricordavo neanche più di avere, e mi hanno confermato questi dati. Però è venuto fuori dopo il problema, ma... da dove li prende l'energia elettrica, da dove prende il gas, da dove prende, cioè le bombole del gas, che gas lo prendono dall'Algeria, ma attraverso l'ENI. Insomma, come fanno a pagare così meno che siamo noi che li riforniamo? E ho fatto questa domanda e quel tweet che hai letto. E quindi adesso sì, arriviamo alla spiegazione. Intanto ci raggiunge Fabio Conditi, presidente di Associazione Moneta Positiva, con noi. Buonasera. Ciao Stefano e ecco. Ciao Nino. Eccoci. Ciao Fabio. Eccoci qua. Allora, attenzione, adesso siete due cervelli, is meglio che one. E allora andiamo un po' a capire per quale motivo, professor Galloni. Allora, com'è possibile che allora, innanzitutto che ci sia questo io fatto? Sto sostenendo da anni, da quando è cominciato, molto prima della cosiddetta invasione dell'Ucraina, è cominciata questa inflazione trainata da prezzi dell'energia e delle materie prime, e ho dimostrato che non c'è carenza di legno, di carta, di energia, di petrolio, eccetera, eccetera, ma ci sono solamente i seguenti ordini di problemi. Il più importante, secondo me, è che non sono stati fatti investimenti in infrastrutture, nei trasporti, nella logistica, e quindi quando c'è stata la ripresina, chiamiamola così, del 2021, eravamo impreparati, anche perché noi importiamo tantissime cose dalla Cina, anche prodotti finiti ovviamente, ma i cinesi hanno difficoltà nel trasporto marittimo rispetto alla loro potenza produttiva, quindi chiaramente i prezzi dei beni sono buoni, ma sono aumentati in modo spropositato in oli marittimi e i container e quant'altro. Poi c'è la speculazione, quella che conosciamo, che grosso modo fa capo ad Amsterdam, ma che risente degli andamenti del mercato. Poi ci sono i comportamenti contro il mercato del cartello di certi produttori, e lasciamo stare anche quello, che è un altro problema, ma soprattutto la questione, chiamiamola numero due, dopo quella logistica, eccetera, è appunto la speculazione dei grandi intermediari, i quali ovviamente acquisiscono materie prime, semilavorati o anche energia elettrica, quello che sia, a dei prezzi buoni per loro, perché loro ovviamente o agiscono in monopsonio, che significa che c'è un solo compratore e poi rivendono agli altri, oppure sono in una situazione comunque oligopolistica, come minimo oligopolistica, e quindi comprano a poco e rivendono a molto, e non c'è solo il loro margine ovviamente prevedibile, ma c'è una forte speculazione. Però siccome comandano loro, questi grandi centri e grandi intermediari, grandi
soggetti, operatori, eccetera, eccetera, i governi al massimo possono dire: ah, ma qui c'è la speculazione, oppure quelli un po' più forti come quello francese cercano di imporre dei prezzi un po' più umani. Se no, noi in Italia paghiamo tanto il carburante, cioè è bastato che il giorno stesso che gli arabi hanno annunciato che avrebbero tagliato la produzione di petrolio, cosa che poi avverrebbe a regime tra parecchio tempo, che già ha aumentato il prezzo della benzina. No, del petrolio è incredibile, perché non è che la benzina è come l'olio novello viene fatto con il petrolio appena estratto, insomma, no? Quindi certo, è veramente incredibile che un aumento futuro si trasmetta immediatamente al prezzo d'acquisto alla pompa. È una cosa assurda, insomma, proprio non ha senso industriale. Oh, però tutto questo, tutte queste logiche dovrebbero funzionare almeno in tutta l'Unione Europea, no? Invece ci sono delle oasi. Come funzionano queste oasi, professor Galloni? Poi sentiamo allora, ci può essere la moral suasion, ci possono essere le cattive, dipende dalla forza del governo, dipende da quanto un governo è indipendente dalle multinazionali importanti. Quindi un governo che non lo sia deve subire come i cittadini, cioè da questo punto di vista, capito? Ma c'è anche c'è un aggravante, perché noi abbiamo una multinazionale importante che è Eni, che è parzialmente proprietà del governo, dello Stato italiano, con una golden share, no? Quindi potrebbe effettivamente, è anche molto grossa. Noi non ci dobbiamo dimenticare che dopo l'81 lo Stato ha dovuto ridurre gli investimenti pubblici perché bisognava sottrarre questo potere alla classe politica democristiana e socialista, corrotta e clientelare, ed è stato gestito per un decennio circa dalle nostre grandi e medie imprese, che erano quelle delle partecipazioni statali. Però c'era un controllo pubblico. Dopo, con le privatizzazioni, noi ci siamo spossessati di queste decisioni di carattere infrastrutturale. Allora ci troviamo, per esempio, porti di eccellenza mondiale come, non so, Genova, eccetera, eccetera, che non hanno le attrezzature adeguate, perché ai privati non conviene di fare questi investimenti, perché gli danno un rendimento troppo differito o non adeguato alle loro aspettative. Il pubblico dice che non ha i soldi. Le multinazionali a cui abbiamo passato il potere di decidere gli investimenti pubblici in Italia, le reti, le infrastrutture, eccetera, eccetera, le fanno seguendo le loro logiche, perché si fanno tanti investimenti pubblici in Italia, ma li decidono le multinazionali, non le decide il governo, anche se il governo è comproprietario di certe realtà internazionali, come appunto l'ENI, ma non conta niente. Oh, allora, però, insomma, tra poco potrebbe scoppiare addirittura una rivolta popolare se aumentano ancora i prezzi. In realtà sono già molto alti. Allora, noi la rivolta popolare in Italia la stiamo aspettando da parecchio tempo, e molti di questi, dice che non ci sarà mai, insomma, no, stanno facendo le casse false per emigrare all'estero e quindi e andarsene, insomma, ed è un brutto messaggio, ma purtroppo è così. Io spero che prima o poi ci sia questa rivoluzione italiana, insomma, basta che non sia suggerita dai Rothschild, ma magari da interessi del popolo stesso. No, ma è una bella, nel senso, che perché non si copiano che degli esempi virtuosi. Allora, intanto comunque arrivano messaggi di apprezzamento. 3775104500, grandi ospiti stasera, complimenti, sempre così, grande radio Massimo. Allora, buonasera, il dottor Galloni l'ho conosciuto come podista. Saluti da Franco Alò, lo conosce? Ah, Franco Alò, come no, certo. Quindi è vero che fa il podista. Allora, ho praticato, sì. Ottimo, anch'io, che bello. Allora, Fabio Conditi, allora la domanda, e vorrei una risposta rapida: perché secondo te il governo italiano non copia degli esempi virtuosi che pure ci sono in giro? Insomma, adesso oltre a Malta ci sarebbe la Spagna, poi ci dicono che ci sono delle condizioni differenti, eccetera, ma insomma, fino a un certo punto, perché? Ma guarda, intanto proviamo a capire anche tecnicamente perché sta avvenendo questo, perché sono d'accordo su tutto quello che ha detto Nino, ovviamente, ma il meccanismo della speculazione finanziaria
funziona da quando nel 2013 noi abbiamo liberalizzato il cosiddetto mercato dell'energia, perché si è stabilito, e questa è una legge dello Stato, che stabilisce che il prezzo di vendita che l'ENI e tutte le altre aziende hanno nei confronti di noi clienti, cittadini e imprese, deve essere agganciato al valore del TTF. Questo TTF però è un valore strano, perché riguarda il mercato del gas liquefatto sulla borsa di Rotterdam. Siccome però il mercato del gas liquefatto non solo è uno dei mercati più costosi per quanto riguarda il gas, perché ovviamente quello che arriva con le tubazioni costa meno, ma essendo un mercato più piccolo può subire speculazioni con degli investimenti molto piccoli, quindi i grandi player istituzionali finanziari hanno gioco facile a fare delle scommesse al ribasso o al rialzo di questo titolo in modo tale da poterlo far rialzare, tant'è che l'aumento di questo titolo è avvenuto già a gennaio del 2021, un anno prima della guerra, perché questo aumento era derivato dall'aspettativa che i mercati avevano sul fatto che noi avevamo bloccato, diciamo ridotto, l'utilizzo degli idrocarburi, e quindi i mercati si aspettavano un rialzo del gas, ma questo rialzo con delle scommesse, con i derivati, è andato a finire effettivamente a valori molto più alti, e questa speculazione però non può più essere presa a riferimento del costo del gas, tant'è che Malta ha il prezzo più basso proprio perché loro comprano il gas al prezzo in cui lo comprano Eni e tutte le altre aziende, ma non sono obbligate a venderlo ai loro cittadini al prezzo del TTF come succede da noi. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è bloccare questa, diciamo, strana collegamento tra il prezzo del gas che viene fatto pagare a noi e il TTF, e questo lo Stato lo può fare sicuramente, non solo perché è lo Stato e la legge è stata fatta a livello nazionale, ma anche perché, come ricordavi giustamente, lo Stato è proprietario del 30% dell'ENI, quindi questa è una decisione che deve e può prendere. In Germania le aziende sono state obbligate dallo Stato tedesco a vendere l'energia a un prezzo più equo, tant'è che alcune sono andate in difficoltà e una è stata addirittura nazionalizzata per questo motivo. Lo stesso, quindi lo Stato lo stesso può fare molto. Lo stesso in Francia. Allora, oggi Confindustria chiede 50 miliardi anche a debito per moderare, per bloccare gli aumenti delle bollette. No, però questo significherebbe che lo Stato paga paga le aziende. E certo, ma tu pensa che ma con quindi 30 non miliardi... interviene sul prezzo, ecco questo. No, lo Stato con 30 miliardi si compra tutta l'ENI. Allora, perché spenderne 50 per dare i soldi a ENI e a tutte le altre aziende quando lo Stato se la può ricomprare? Infatti, allora, professor Galloni, dia questa risposta e la saluto. Perché lo Stato spende tanti soldi quando potrebbe addirittura ricomprarsi tutta l'ENI? Perché è governato da personaggi e da forze che non condividono questa visione, e io condivido perfettamente con Fabio. Però la cosa che io non capisco è questa, no? Perché comunque le finanze pubbliche spenderebbero comunque una quantità enorme di denaro. Ma allora, ricomprati l'ENI e con quella fai un'operazione di calmiere, perché comunque una parte importante del mercato italiano è controllata da ENI, no? Quindi gli altri si dovrebbero adeguare. Ma tu pensa, lo Stato pagherebbe 30 miliardi per riprendersi al 100%, sai quanto sono gli utili previsti per quest'anno dell'ENI? No, non lo so. 20 miliardi. Okay, cioè quindi... lo Stato se la ricompra a 30 e avrebbe utili per 20. Mamma mia, ma allora perché non succede, professor Galloni, nel salutarla? Perché lo Stato non pratica la via più economica, lo Stato italiano? Perché non è governato da gente che condivida l'interesse, eccetera, eccetera, no? Cioè, quindi per una questione ideologica, per una questione ideologica. No, ideologica è riduttivo. Ecco. Attenzione, dove devi andare? Di qua o di là? No, devo andare a Vittorio Veneto, c'è una conferenza stasera. Ok. Sì.
Allora, no, chiudiamo con questo. Dice, quindi ecco, noi dobbiamo riuscire a essere governati da gente che abbia come primo obiettivo il bene del paese. E allora si fa quello che ha detto prima Fabio. Non è che noi siamo grandi scienziati e scopriamo che l'ENI, eccetera. È chiaro che è giusto quello che ha detto Fabio, però dobbiamo assolutamente trovare il modo, il popolo deve ritrovare il modo di contare nella gestione del paese, è questo che manca, hai capito? Grazie, siamo nelle mani di multinazionali. Certo. Quindi... Allora guardi, arriva Galloni, santo subito, pardon, ministro del tesoro subito, avvisate la Meloni, questo lo scrive un ascoltatore. Vabbè, insomma. Allora dovete mettere in conto che la Meloni diventi sovranista o qualcosa del genere. Che non lo è, insomma, ecco come lei sta dicendo. Ma non lo so, adesso lei gioca a non farlo perché se no se la mangiano in Europa, eccetera. Poi vedremo, tutto è possibile. Grazie professor Galloni, grazie, buona serata. Arrivederci, a presto. Grazie, grazie. Allora, comunque, ciao Nino. Cioè, ecco, Antonio, ciao Fabio. Antonio da Guidonia dice, ministri capaci, eccone due, quindi ci saresti pure te. Stefano, posso darti uno scoop che abbiamo fatto la valutazione proprio oggi, stiamo cercando di capirci qualcosa di più, sì, che riguarda proprio questo tema. Monte dei Paschi di Siena, in questo momento è in discussione un aumento di capitale di 2,5 miliardi. Sai quanto costa tutta l'acquisto di tutta Monte dei Paschi per il valore che ha le quote oggi sul mercato? Immagino pochissimo, molto meno. Insomma. 250 milioni. Cioè lo Stato fa un aumento di capitale che gli costa 10 volte quanto gli costa prendersela tutta. Ma perché succede questo? Cioè uno decidesse perché di non spendere... Perché c'è un interesse a privatizzare tutti i gioielli dello Stato e a fare in modo che lo Stato non abbia niente da cui fare. Perché i privati, come è successo per l'energia, hai visto, guadagnano molto di più e non fanno l'azione dello Stato, è quello di calmierare i prezzi, di fornire servizi a prezzi contenuti. Invece l'obiettivo dei privati è di avere l'esclusiva e di fornire i servizi al prezzo più alto possibile. Veramente incredibile, grazie Fabio Conditi, presidente grazie della Società Moneta Positiva. Grazie, buona serata. Ciao, buona serata. Ciao. Perché? Dite la vostra, apriamo le linee, sentiamo i nostri ascoltatori. Perché ci dicessero, dice, non dobbiamo spendere, invece avete sentito, si spende ancora di più per ottenere molto di meno, praticamente niente.